La chiesa è vicina a un cimitero dove è sepolta una ragazza che si chiamava Unichetta. Per dare un'occhiata alla campana, che è la più vecchia della montagna, c'è un campanile che sarà largo 1,5 metri, con 2 scale da contadino che si infilano prima in un buco. Da qui parte la seconda che porta lassù in cima. Nessuno sa chi l'ha fatta e in quale anno. Un giorno è arrivato da Sant'Arcangelo un uomo sugli 80 che fa l'esploratore delle parole scritte sui libri di una volta o sopra i sassi. Un amico di Pennabilli, piano piano, gli ha dato una mano per salire gli scalini della prima e della seconda scala, fino a quando sono arrivati lassù stanchi, morti e tutti impolverati. Appena il professore ha visto quella vecchia campana sospesa in mezzo all'arcata che dà sullo strapiombo, l'ha abbracciata e l'ha tenuta stretta per 10 minuti, come se fosse un figlio che torna dalla guerra. Poi si è staccato e lui e l'altro hanno disceso le scale con tutte le precauzioni. Appena sceso, si dava delle manate per scuotere la polvere dal cappotto e intanto diceva che la campana l'aveva costruita Jacobus Aretinus nel 1316. Come abbia risolto il problema lo sa il Padre Eterno, perché dalla parte che si vedeva la campana era liscia e senza date. Si è saputo l'anno dopo. Ha raccontato che la roba scritta sul bronzo era dall'altra parte e lui leggeva una lettera alla volta con le dita della mano. Ecco perché la teneva abbracciata. Non per altro.